Poche settimane dopo la Supercoppa ci rivediamo in federazione, oggi si presenta un rinnovo importante, DHL sarà ancora sulle maglie della nazionale, vi farà volare lontano insomma. Beh sì sì, ci consegnerà in tempo. No, devo dire che per quanto riguarda la federazione, ma noi poi che facciamo parte attiva, credo che sia un accordo importante, un accordo con un'azienda che dà fiducia alla federazione, che dà sostegno, quindi siamo contenti. Ed è anche un'azienda che credo con la quale si possano fare anche discorsi che vanno oltre proprio all'aspetto economico, no? Proprio di crescita insieme di valori, di situazioni interessanti. Quindi diciamo, come allenatore della nazionale sono contento, ma credo che dobbiamo essere contenti tutti nel movimento, nella federazione, perché un'azienda di questo tipo che dà sicurezza e fiducia per proseguire ad alto livello. Senti, a proposito di valigie che viaggeranno a destra e a manca, sopra e sotto in tutto il mondo, l'anno prossimo le manifestazioni sono un'infinità, c'è la VNL, i giochi di Mediterraneo, Universiadi e il Mondiale. Quanti ragazzi dovrei convocare? Bella domanda, ma penso tanti. Stiamo incominciando a programmare, come hai detto è un'annata un po' particolare, molto impegnativa e sicuramente bisognerà creare diciamo, un gruppo molto ampio, chiaramente bisogna aspettare un pochino adesso la definizione perfetta, non so dove si giocheranno le finali di VNL, quando saranno le date per l'Under 22 europeo di qualificazioni, la scelta anche probabilmente non so tra giochi del Mediterraneo e Universiadi, perché si giocheranno in contemporanea, quindi probabilmente bisognerà fare anche qualche scelta da questo punto, ma sicuramente sarà un gruppo molto ampio da gestire. Ci sarà qualche altro caso Romano, cioè giocatori che magari non sono ancora sbarcati in Superlega proprio perché c'è richiesta di giocatori convocati, debutteranno forse primi in nazionale o con l'azzurro? Caso piacevole peraltro. Certo, la mia idea chiaramente è proseguire sul coinvolgere ragazzi interessanti, nel senso di andare ad allargare il gruppo sicuramente guardando verso i giovani, ma lasciando chiaramente sempre la porta aperta a quelli che sono i valori anche di un campionato e del momento. Monitoriamo, non lo so adesso se usciranno delle cose, però di certo stiamo monitorando anche i discorsi di A2 per guardare se c'è qualcosa di interessante, anche perché come dicevamo prima avremo bisogno veramente di tanti giocatori. Sei contento di queste prime giornate di campionato, di come i tuoi ragazzi si sono approcciati, giocano o non giocano? Sì, beh, contento di quelli che giocano chiaramente, perché comunque li ho visti dai abbastanza bene, soprattutto i ragazzi di Trento mi sembra che abbiano iniziato veramente bene. E per il resto credo che il campionato italiano e le prime giornate, soprattutto per le squadre favorite, sono sempre giornate molto pericolose, perché chiaramente queste sono squadre che hanno bisogno anche un pochino più di tempo per trovare alcuni equilibri, e quindi sono le giornate iniziali sono sempre molto interessanti sui risultati. Però mi sembra anche che ci siano squadre come abbiamo visto, come Monza, Piacenza, che Milano, che fanno vedere, stanno facendo vedere cose molto interessanti, quindi sarà tosta.